Prego. Allora, inizia la didattica a distanza, facilissimo. Tutti i bambini stanno a casa e si collegano tutto il giorno? No, tutto il giorno no, perché è troppo. Tutto il giorno al computer è troppo, quindi hanno degli orari. Tutti i giorni uguali? No, tutti i giorni diversi, perché una volta fanno il mattino, una volta fanno solo al mattino, mattino e pomeriggio. Poi ci sono dei bambini che però possono andare a scuola e quindi io ce li ho tutti e due, uno che sta a casa e uno che va a scuola. Allora ho fatto una tabella facile, facile, che così non mi sbaglio. Praticamente il lunedì Riccardo fa dalle 9 alle 11:45, 3 ore al mattino e poi si ricollega al pomeriggio. E Ginevra fa dalle 8:30 alle 12:30. Poi mangiamo tutti a casa, però se noi il pomeriggio andiamo da un'altra parte, allora non mangiamo tutti a casa, mangiamo tutti dalla nonna. No, dalla nonna non si può mangiare tutti, quindi mangiamo tutti a casa e poi dopo abbandoniamo un bambino e ne portiamo un altro nel posto dove deve andare. Il martedì è un po' più complicato perché il martedì io vado al lavoro, ma settimana prossima vado al lavoro. Questa settimana resto a casa e quindi se resto a casa, cosa succede? Che io sto a casa, Ricky sta a casa, si collega 2 ore al mattino, poi si collega al pomeriggio. Giusto, si collega al pomeriggio, Ginevra va a scuola al mattino, quindi settimana prossima vanno dai nonni, anche se non si può, ma settimana questa stiamo tutti a casa e è facile, giusto? Ok, quindi martedì tutti a casa, tranne lei che va a scuola, dopo torna a casa, pomeriggio tutti a casa. Mercoledì vado al lavoro. Mercoledì ci siamo, è l'unico giorno che ho delle certezze. Mercoledì lavoro, quindi al mattino porto Ginevra a scuola e Riccardo prende tutta la cartella, l'iPad e E le cazzi e cuffie. mazzi, le cuffie e non si dimentica niente, va in ufficio col papà. Stanno lì tutto il giorno e io poi torno. Mi sembra che il pomeriggio del mercoledì in generale ce la possiamo fare. Io ce la faccio e papà ce la fa un po' meno. Poi vediamo come va, arriva la sera. Il giovedì dovevo andare al lavoro, ma non ci vado più perché vado il martedì, ma non questa settimana, ma la settimana prossima. Questo giovedì invece sto a casa, ma non sto a casa perché ho una visita. Quindi Riccardo va in ufficio a fare la DAD e io vado a fare la visita e Ginevra va a scuola. Poi però tutti vengono a casa a mangiare e poi pomeriggio alle 5:30 Riccardo ha inglese online e noi aspettiamo Samantha al pomeriggio che può venire, Chi è? la maestra di Ginevra, che viene anche martedì pomeriggio, che siamo a casa martedì e siamo a casa giovedì. Venerdì, quindi giovedì è così questa settimana, la settimana prossima non è più così perché me lo sono dimenticato, non ho la visita, quindi sto a casa lo stesso. È facile. Venerdì, tutti a casa. Venerdì tutti a casa. Ricky si collega a 3 ore, Ginevra fa la dada a casa, Riccardo è a casa, io sono a casa. Venerdì, se sopravvivo, sarà una bellissima giornata.